scrivi a un certo punto che, vado a leggere, da una situazione all'apparenza così caotica emergono fattori strutturanti per il mondo di domani. Quali sono questi fattori? Penso che uno è il cambiamento del sistema dell'energia, cioè la posizione strana e centrale del Medio Oriente nella relazione internazionale nel mezzo secolo scorso era legato a questo problema del petrolio, la concentrazione del petrolio nella zona del Medio Oriente e l'utilizzazione dell'islamizzazione del campo politico per difendere le posizioni di potere dei produttori del petrolio, soprattutto nella penisola arabica. Questa è una cosa importante. L'altra è la situazione dell'emigrazione e dei rapporti dell'Europa con il Medio Oriente e il Nord Africa. E questa è una vera sfida per noi come europei. Se non andiamo insieme per costruire un'unità politica, un'unità di sicurezza, un'unità di difesa dell'Europa, costruire le nostre relazioni, per controllare il Mediterraneo, allora siamo in crisi. La NATO, che era un patto costruito per lottare contro l'Unione Sovietica, è in crisi perché è una crisi morale e intellettuale, non è più in grado di capire il suo bersaglio, e anche l'Unione Nord-Atlantica, la NATO, il patto dell'Atlantico del Nord, non funziona più quando vediamo che per Trump i problemi interni dell'America superano da lontano gli altri. Il mondo ha totalmente cambiato, non c'è più il confronto ideologico tra il comunismo e il mondo libero, ma piuttosto un confronto tra due giganti capitalisti, un capitalismo liberale, quello dell'America, e un capitalismo politico, quello della Cina. La NATO non funziona in questa nuova sfida internazionale, e l'Europa, se non è in grado di reagire, di costruire la sua identità, sarà la preda di questi due imperi commerciali.